Mister, buongiorno, ciao, ben ritrovato. Grazie. Beh, in genere solitamente si dice, si ritiene che il calcio d'agosto sia un calcio così peregrino. Non crediamo che il concetto vada applicato, calzi al tuo Avellino, per il quale sicuramente insieme a te domani sarà il primo banco di prova ufficiale, se non altro il resoconto di un lavoro intenso fatto in quel di Cascia. Sì, di mettere un attimino in pratica un pochettino tutto quello che abbiamo fatto. È ovvio che la condizione, abbiamo anche lavorato anche stamattina, è chiaro che il calcio d'agosto è un calcio particolare, però al di là di questo domani è una partita molto, tra virgolette, tra due squadre dove c'è al di là un ottimo allenatore, molto bravo nel preparare le partite, e credo noi veniamo da una partita non bella, tra virgolette, contro a livello di risultato, non di gioco. Però sono convinto che abbiamo una squadra che può dare molto sotto l'aspetto del gioco e sotto l'aspetto tattico. E domani è un banco di prova importante per una verifica di tutto quello che noi abbiamo fatto a Cascia. E sono convinto che oggi, in questa settimana, l'abbiamo preparata bene. È una partita per noi importantissima, innanzitutto è una partita che è il primo approccio che abbiamo con il nostro pubblico, e ci teniamo tutti a far bella figura, ci teniamo tutti a far bene. Incontriamo, come già ripeto, una squadra dove c'è un allenatore che a me piace, dove c'è una squadra già ben organizzata, che ha già una partita in più rispetto a noi, ma sono convinto che noi possiamo fare una buona gara. Ecco Walter, il livello tecnico lo ha dimostrato la storia degli ultimi campionati, il livello tecnico della Lega Pro, soprattutto delle migliori squadre, non ha molto da invidiare a livello tecnico della Serie B. Domani si presenta una squadra in Matera che nelle ultime due stagioni ha lottato sempre per vincerlo questo campionato, quest'anno si presenta ancora più agguerrita, insomma una gara anche dal punto di vista tattico certamente molto complessa, difficile, anche perché dall'altra parte c'è un allenatore, lo dicevi anche tu, che ama giocare, far giocare le proprie squadre, una natura anche dal punto di vista caratteriale abbastanza tenace, battagliero, insomma una gara molto complessa, certamente. Beh, non dall'esito scontato. Sì, hai ragione, e per noi è un ottimo banco di prova. Al di là del banco di prova, stiamo parlando di un mese di agosto dove la condizione fisica non è ottimale sia da una parte che dall'altra, ma noi direi è un banco di prova per noi molto importante. Come dicevi tu, incontriamo una squadra di una categoria un po' più su rispetto a un campionato di C. Però siamo convinti che abbiamo lavorato, siamo convinti, abbiamo delle strutture importanti anche noi, abbiamo dei giocatori importanti anche noi, anche se stamattina, devo dirvi questo, Arde Magni si è fermato per una questione. Adesso verifichiamo un attimino l'esito di un'ecografia per vedere un attimino se sta bene o com'è, perché onestamente stamattina si è fermato. Ma non è questo un problema, se non ce la farà giocherà sicuramente un altro. L'importante è che noi abbiamo un equilibrio tattico e questo c'è, sto vedendo, e come hai detto tu, domani è un banco di prova importante. Mister, dove si è fatto male Arde Magni, se ce lo puoi dire, e poi... No, è accusato un attimino, stava calciando, adesso vediamo a livello ecografico cosa succede, insomma. Paghera e Gidai, che sono con la valigia pronta, faranno parte della partita oppure no? No, assolutamente, voi già sapete benissimo, non è che sono con la valigia pronta, no... sono dei giocatori che io ho allenato e con molto rispetto, che devo solo ringraziare per quello che mi hanno dato. È ovvio che hanno altre situazioni, ma la società, io ero al corrente di questo, sono al corrente, la società sa benissimo che cosa, come sostituirli, non è un problema. L'importante per me è domani alla partita, poi vediamo. Mister, ha sfruttato il ritiro di Cascia per fare diversi esperimenti, anche a livello tattico, però al primo appuntamento ufficiale si ritorna al passato, al suo credo tattico principale. Ma
io ripeto, al di là dei moduli di gioco, io ho un mio modulo preferito, che poi durante la partita voi avete anche visto che cambio molto secondo le circostanze della partita. No, si va avanti con il mio pensiero, perché il mio pensiero mi ha portato a raggiungere dei traguardi importantissimi con innovazione, con cose diverse, perché ho avuto la possibilità di, diciamo, di lavorare di più con i ragazzi, e sono convinto che stiamo raggiungendo qualcosa di importante, insomma, al di là dei moduli tattici che uno, o del 4-1-4-1 o il 4-4-2. La cosa importante per me è che quando si va in campo c'è un atteggiamento diverso che a me piace, insomma, che già dobbiamo pensare a una partita importante come domani, che è importante per tutti noi, insomma, per... noi ci dobbiamo presentare davanti al nostro pubblico con la testa alta e finire con la testa alta. Tra l'altro, mister, sembrano essere ore importanti anche sul fronte mercato, perché sembrerebbe ci sia stata un'accelerata importante per due pezzi pregiati di questo calciomercato, questo tira e molla che c'è stato dall'inizio. Marchizza e Morosini sembrano avvicinarsi sempre più. Beh, anche Omengà, ecco, non dimentichiamo neanche Omengà, insomma, noi abbiamo tre pezzi importanti, ma al di là di questo io vado avanti, no? Come ho sempre detto, la società ci pensa lei a fare quello, perché sa benissimo cosa penso io, sa benissimo che cosa abbiamo bisogno. Io credo che è un mercato un po' particolare questo, che se voi avete notato non è che si sono mossi tante cose, perché d'altronde è un mercato un po' particolare, bisogna saper scegliere i giocatori adatti. Io credo che c'è, come hai detto tu, un momento di avvicinamento da parte di alcuni giocatori, e sono convinto che la società farà di tutto per fargli arrivare. Mister, valutando quello che si è fatto nel ritiro, questa è anche una verifica, se vogliamo, oltre a una partita già importante, perché c'è qualcosa in ballo, il passaggio del turno. Questo Avellino in percentuale, quanto è già l'Avellino di Novellino rispetto anche alle risposte che ha avuto dai giocatori in ritiro e in previsione di nuovi arrivi magari? Beh, come hai detto tu, è una verifica importante anche sotto l'aspetto caratteriale, no? Quel mio carattere. Beh, col Taranto non mi è piaciuto a livello caratteriale, perché ci hanno menato, ci hanno picchiato, ci hanno fatto. Io di solito, se uno mi picchia, io lo picchio di più e sto zitto. Però la squadra percepisce qual è il mio carattere. Insomma, morale della favola, noi dobbiamo fare un grande campionato. Io intendo dire un grande campionato, una salvezza molto serena, tranquilla, e cercare di far crescere, perché ci sono dei giocatori che ci possono dare qualcosa di importante quest'anno. Mister, buongiorno, salve, ben ritrovato. Ciao. Volevo chiederle, nel corso della settimana ha lavorato molto sul 4-4-1-1, forse anche perché D'Angelo non è al top e quindi ha iniziato a lavorare anche su questo assetto qui. Per quanto riguarda la difesa, ha detto di Jidai, Swagger, Ngawa, Migliorini, come li vede assortiti tra di loro? Qual è la coppia che potrebbe preferire domani? Beh, potrebbe giocare Swagger, Migliorini, non mi dispiace il ragazzo, quello belga, che è un ragazzo che è migliorato molto, ha velocità, ha tempi di giocate, a me non dispiace, però è una verifica importante anche domani, adesso devo decidere un attimino, ma al di là di questo io voglio una squadra compatta nel 4-1-4-1 o nel 4-4-1-1. C'è D'Angelo che può fare benissimo la doppia fase, il sottopunta, il soprapunta, insomma. Domani è importante, dai, far vedere quello che abbiamo fatto a Cascia. È importante dare pure una risposta al pubblico, perché non so se hai notato, ma c'è un cauto pessimismo, nel senso non c'è l'entusiasmo degli altri anni, dovuto anche alla salvezza difficile conquistata all'ultima giornata. Ovviamente sono i risultati che aiutano a far salire un po' l'adrenalina, credo, no? Ma io quando vado a scuola non sono mai euforico o ottimista, ho sempre l'ansia di poter non riuscire nell'esame, alla fine vince quello che ha l'ansia, non quello che ride e scherza.
E il pubblico ha ragione, noi daremo di tutto, faremo di tutto per far cambiare idea al pubblico. Senti Walter, la mia non vuole essere una provocazione, però tu hai parlato giustamente, essendo un tecnico ambizioso, avendo vinto moltissimo nella tua carriera, insomma hai parlato di campionato importante, questa è la volontà, questo è l'obiettivo, che hai tradotto in salvezza tranquilla, però sappiamo che la storia di questo campionato, il campionato di Serie B, dice che una salvezza tranquilla equivale a lottare per i playoff. Io ho detto una salvezza tranquilla, io voglio... Come nella vita siamo tutti ambiziosi, no? di cercare il massimo. Io cerco il massimo, perché l'Avellino è una piazza molto ambiziosa. Al di là che noi l'anno scorso abbiamo fatto una salvezza, tra virgolette, l'ultima giornata, ma noi l'avevamo fatta molto prima, insomma. E io sono convinto e devo ringraziare quei ragazzi che non ci sono più, che mi hanno dato una grande mano, eccetera, eccetera. Ma sono convinto che una salvezza tranquilla, poi vedremo alla fine quello che succederà. Mister, buongiorno. Venendo meno Ardemagni, l'idea di giocare con una punta o comunque mantenere l'1-1 che ha fatto in settimana, magari inserendo Asensio con Castaldo, qual è la sua idea in tal senso? Ma la mia idea di calcio l'ha detto il tuo collega. Difficilmente, io non vado dietro alle mode. La moda, Novellino ha esperienza e sa quello che vuole. Io sono uno che guardo molto quello che succede sul campo. È ovvio che secondo la partita si può... Adesso vediamo un attimino a Matteo come sta, no? E poi ti dico come... Però non mi dispiace fare il 4-1-4-1, ecco, quello è fuori dubbio, perché è il campionato, è il modo... È il modulo che io ho vinto dappertutto e che ho raggiunto dei risultati importanti anche in Serie A, insomma, ecco. Però vediamo domani, ecco, vediamo come sta Matteo. Senta mister, io sono rimasto un poco stranito per quanto riguarda la scelta dei due portieri così giovani che vengono dai due campionati primavera, e naturalmente lei non può dire se è stato un azzardo o meno, ma è un rischio calcolato, e se lei ha già fatto una scelta tra i due? Beh, è ovvio che io l'ho già fatta. È una scelta fatta su due giocatori veramente forti. È ovvio che sono giovani, però Donnarumma, guardiamo Donnarumma, è giovane anche lui, è diventato quello che è diventato. Io credo che la Serie B è un serbatoio per i giovani, ci hanno dato dei giovani importanti, è un azzardo. Come un azzardo fa una scelta su uno meno giovane, però io sono convinto che sono tutti e due bravi. Ecco. Prego.